Ciao a tutti, eccoci qua. Avevo promesso un video per farvi vedere questa Metaverse Fashion Week, quindi una settimana di festeggiamenti, presentazioni, sfilate dedicate al mondo fashion. Ci sono diversi brand nel metaverso, quindi questa è la prima volta che viene fatta nel metaverso di Decentraland in particolare. Come vedete qui c'è una pagina di presentazione dove è stato annunciato l'evento, c'era un countdown e oggi si tiene quindi questa, anzi si sta già tenendo questa esposizione, c'è una sfilata, dopo ci faremo un giro, okay? Vi farò vedere un po' come i vari brand hanno proposto la loro presenza in questo metaverso e quindi andremo a vedere veramente poi di che cosa si tratta. Quindi vediamo un po' come le aziende del fashion, i grandi brand, stanno utilizzando il metaverso per promuoversi. Come vedete in questa pagina di presentazione c'è tutta la scaletta dell'evento, vedete? Noi andremo a vedere questo walk, questa sfilata. Catwalk viene chiamata, ok? Che si terrà alle 19, in verità sono le 20 ore locali italiane, e durante tutti i 4 giorni ci sono vari eventi. E io pensavo appunto di farmi un giretto, magari prima andiamo a vedere un po' questo quartiere nel metaverso dedicato al fashion, come è stato realizzato, e poi andiamo a vedere la vera sfilata. Andiamo a vedere nella pratica quindi questa esperienza nel metaverso di Decentraland. Ci siamo teletrasportati qui in questa arena. Vedete, mancano 43 minuti e 11 secondi all'inizio di questo walk, di questa sfilata di moda. Sarà una sfilata con praticamente degli indossabili virtuali, digitali, per i nostri avatar. Qui siamo su Decentraland. Adesso ci facciamo un giretto qui per questa arena. Come vedete, è un'arena completamente realizzata in 3 dimensioni e questi che vedete, questi personaggi, questi avatar che vedete qui in giro, sono tutte persone reali come me, collegate che stanno aspettando appunto l'evento, l'inizio dell'evento tra 40 minuti. Facciamoci magari un giretto qui intorno. Vedete qui attorno c'è tutta una serie, c'è una serie di negozi, di stand, di sedi. Qui c'è una, facciamoci una foto spettacolare. Ecco qua, ci sono i paparazzi. Ok, non chiedetemi precisamente cosa serve questa foto. Andiamo a vedere un po' di qua che cosa c'è. Se riesco a scoprire come correre, poi magari riesco a farvi vedere più velocemente. Non so perché il mio personaggio cammina soltanto oggi. Ah, c'è questa specie di costruzione a fontana che ho visto prima che ha dentro questo effetto. Ok, questa è una sede dove ci sono delle esposizioni e c'è questo effetto che dove voliamo praticamente al posto di camminare. C'è questa esperienza di volo. Prima ho provato ad andare su per queste scale. Vedete che ci sono dei personaggi che vanno su per le scale. C'è qualche avatar che va su per le scale per vedere appunto queste grafiche. Ma proviamo ad andare un po' giù per questa via, dove vedete a destra abbiamo vari brand che hanno la loro sede qui su Decentraland, che hanno fatto, diciamo, questa loro sede virtuale appunto per la settimana della moda in questo metaverso. Ecco, qui in fondo c'è Dolce & Gabbana, se vedete a destra. Andiamo magari a farci un salto. Questa è la sede di Dolce & Gabbana. Facciamoci magari un giretto dentro, vediamo. Certo, se scopro come correre, adesso ci riproveremo, vediamo un po'. Ok, vedete che praticamente sono degli abiti virtuali. Ok, sono degli abiti indossabili in 3 dimensioni, cioè per i vostri avatar qui in Decentraland, ad esempio. Questo vedete marchiato addirittura DEG nella cintura e sono realizzati da questo brand per questa seconda realtà. Vediamo qui un abito di questo da donna, poi c'è un gatto, ok, questi sono wearable vengono chiamati, cioè degli indossabili per il mondo virtuale. Ricordiamo, questo è il metaverso di Decentraland. Il metaverso non è sinonimo di un certo metaverso, questo è uno dei tanti. È un possibile luogo di interazione, di presenza nel metaverso, ma poi il metaverso è un concetto più ampio che comprende anche parti nel mondo reale, ok? Integrazioni della realtà virtuale nel mondo reale. Ecco, magari proviamo a chattare con questa persona. Vedete qui,
ci si può interagire con questa persona, una persona reale. Gli scriviamo, vediamo se ci riesco. Sì, ok. Magari gli chiediamo anche se sì, prima volta nel metaverso. Gli ho scritto. Ok, lui è già più veterano di me. E, anzi, guarda, magari potrei anche farmi un giretto e anzi, chiedere a lui, vediamo se ci riesco. Se io chiedessi a lui un attimo come si fa a correre, perché io mi sto spostando camminando ed è un grosso problema. Proviamo a scrivergli un attimo. Magari facciamogli un saluto. Ok, lui mi scrive che è qui da diverso tempo in The Centraland. Proviamo a chattare, proviamo a scrivergli. How can I run? Come posso correre? Gli ho chiesto. Vediamo se lui mi sa aiutare un attimo. How? Press shift. Ecco, ah, ecco, vedi? Vedi, vedi, vedi. Ok, mi ha insegnato a correre. Perfetto, vedi? Si finisce mai di imparare. Grazie che non sono pratico poi di The Centraland. E adesso posso correre. Grazie mille. Thanks. Ecco, vedete, questo è stato un esempio di interazione con una persona reale, no? Che è rappresentata qui con il suo avatar, che mi ha aiutato. Adesso posso correre finalmente, spostarmi con una velocità decente su questo luogo. Ok? Oh, finalmente, che bello. Come vedete, quindi qui a sinistra c'è l'arena dove eravamo prima, dove tra mezz'ora, insomma, si terrà l'evento, la sfilata. Sopra questo. Ah, questo è un negozio di una sede di un brand di orologi. Che sinceramente, scusate l'ignoranza, non conosco tantissimo, però l'ho già sentiti, sì. Non sono un appassionato di orologi, però sono bellissimi questi, devo dire. Ok, andiamo a vedere qualcos'altro. Cos'altro c'è da farvi vedere? Sono tutte griffe queste che vedete qui. Quindi c'è sia moda. Vestiti che orologi, insomma, sono wearable, cioè oggetti indossabili. Questo è un altro, un'altra griffa, un altro brand. Questa è la loro sede. Vedete, ci sono un po' di persone. Qui c'è un video. Ok, usciamo un attimo, andiamo a farci un giro, vediamo di qua che cosa c'è. Ok, qui torniamo alla sfilata. Insomma, abbiamo fatto tutto il giro del quartiere, diciamo. Qui possiamo farci queste foto con i paparazzi. Vediamo. Non so come venga fuori. Ormai sono famoso, vedete. Ecco, sono uscito adesso. Sono uscito, perfetto. Proviamo a rientrare. E quindi, insomma, l'accesso è aperto. Tutti potete partecipare alla settimana della moda qui nel metaverso, la prima. E in questa piazza centrale si terrà appunto la sfilata tra pochi minuti. E quindi magari mi connetto tra 40 minuti e mezz'ora e vi faccio vedere questa sfilata come sarà. Adesso io riprovo a farmi una foto. Volevo vedere come viene fuori questa foto. Ecco qua, guardate, facciamo la foto da VIP con i brand dietro. Ed usciamo, ok. Quindi ci connettiamo dopo, ritorniamo qui su questi mondi per vedere come sarà questa sfilata di moda nel metaverso. Così faccio provare anche questa esperienza. Bene, a dopo. Allora, ci troviamo qui. Ci troviamo qui. Le luci stanno calando, è sempre più scuro, vedete, rispetto al video che ho fatto prima. Sta scendendo la notte anche nel metaverso. E la sfilata inizia tra pochi minuti, quindi ci sono diversi avatar qui accanto a me, chi vola, chi cammina, chi è vestito in modo strano. E teoricamente in questo otto che vedete qui in mezzo dovremmo vedere sfilare dei modelli virtuali. Ricordo che tutte queste persone che vedete intorno a me, questi avatar, sono persone reali con le quali si può interagire, parlare, anche se non so di cosa si possa parlare con uno con queste ali, però no, sicuramente è un personaggio interessante. Lì c'è il timer, manca 1 minuto e 46 e poi andiamo a vedere di che cosa si tratta. A questo punto facciamoci un giretto di qua, poi aspettiamo insieme. Qui siamo usciti, c'è sempre il nostro distretto della moda.
Da quando il ragazzo di prima mi ha insegnato a correre, adesso posso farvi vedere tutto molto più velocemente. Forse non siamo entrati in questo negozio, no? Lì c'è Dolce & Gabbana di là, ma questo non l'avevamo visto, forse. Proviamo a fare un giro qui intanto. Un po' oscuro questo negozio. Ah, che bello, c'è un video. Ecco, vedete che c'è un visit. Ecco, cliccando qui possiamo uscire, andare a visitare un sito esterno. Vedete, mi apre una nuova finestra e quindi immaginatelo come magari il vostro e-commerce, quindi qualcuno che è entrato da qui, vi ha conosciuto nel metaverso, poi arriva nel web 2, nel vostro e-commerce, eccolo qua, e prosegue magari verso gli acquisti. Adesso qui è un sito un po' lento, ecco qua, una griff di moda che chiaramente non conosco. Comunque, diciamo che i brand di moda, da quello che vedo, ci stanno dando dentro parecchio. Ci stanno dando dentro parecchio. Che bello questo. Bello questo effetto di sera che prima non c'era. Ok, ragazzi, adesso io devo tornare allo stadio. E mi piace molto l'effetto notturno. Vediamo se riesco a tornare a sto stadio, perché dovrei. Dove sono? Ah, ok, mi sono orientato. Eccolo qua. Adesso andiamo di qua e proviamo a subentrare, così c'è la musichetta. Eccola qua. Ed eccoci. Ci siamo ormai. Quanto manca? Ah, guarda, c'è. No, questo non c'entra niente. Penso sia iniziato, eh. Hanno messo tutta questa musica. Wow. C'è questo effetto. Ecco, la cosa particolare, no? E innovativa dei metaversi è che hai questi effetti che non possono essere fatti nel mondo reale, quindi nessuno impedisce in un mondo virtuale di fare qualsiasi cosa. E mentre in un mondo quindi reale, se questa fosse una sfilata, ci sarebbero delle luci, eccetera, ma qui ci sono dei draghi che volano, possiamo fare veramente qualsiasi esperienza la nostra fantasia ci regali e renderla non reale, ma virtualmente reale, si può dire. Siamo nella discoteca qui. Oh, guardate quanti avatar, vedete, quelli sono abiti per avatar per poi girare nel metaverso. Mi sta ufficialmente iniziando la sfilata. Io accanto a me ho diversi avatar, diverse persone. Questi hanno tutti lo stesso abito, forse fanno parte dell'organizzazione. Uno sta ballando, vedete, visivamente, e adesso direi che dobbiamo sbizzarrirci anche noi, dobbiamo ballare. Qual è il ballo? Proviamo questo, vediamo. Non so se notate il movimento presissimo del mio avatar. Ok, proviamo anche a fare qualche altro balletto. No, sono uscito. Adesso rientro, tranquilli. Sono uscito come sempre perché non lo so usare. Dovete sempre, chiaramente. Ok. Ritorniamo in mezzo alla gente, ce n'è sempre di più. E facciamo il nostro balletto. Vediamo se ci riusciamo, eh. Ah, e credo ci sia la prima sfilata. Eccola, è partita. È partita. È partita la sfilata. La vediamo. E la vediamo qui. Ecco i modelli che passeggiano e fanno anche le pose. Quasi quasi me lo prendo questo costume. Molto egocentrici questi costumi, molto ben visibili. E ovviamente, dato che non c'è la forza di gravità, volano. Perché no? Quindi una sfilata di moda dove non solo si cammina, ma si vola. Adesso io riprovo a fare il mio balletto. Vediamo. No, no, questo è un inchino. Che poi c'è scritto Wave Dance. Eccolo qua. Ecco, io ballo quando è finita la musica. Ah, ma era tutto lì? Cioè, ragazzi, veramente? Cioè, adesso vedo che manca un'ora. Cos'era? Era tutta lì la sfilata. Questo sta applaudendo e io lo sento. Interessante, no? Questo sta applaudendo e io sento gli applausi. Quindi se tutti applaudissimo, probabilmente
probabilmente tutti sentirebbero, no? Quindi quella è clap. Se tutti applaudissimo, si sentirebbero un sacco di applausi. E io ho applaudito. Ho applaudito nel metaverso. Ok, quindi questa è un po' l'esperienza. Sembra un videogioco, è fatto, è un videogioco alla fine. Però qual è la differenza? È che c'è la socialità, ci sono queste persone che sono tutte persone come me collegate dal computer da qualsiasi parte del mondo, con le quali si può interagire, si possono fare giochi insieme, si possono condividere appunto emozioni, esperienze, parlarci insieme. E questa cosa a quanto pare è molto ricercata dalle persone. Le persone sono qui, 80% dice la statistica, per socializzare. Quindi è interessante, guardate questo abitino. E però comunque la sfilata è stata composta da questi due avatar che hanno fatto un giro, penso sia durata 5 minuti, bello l'effetto iniziale, però poi è tutto finito, adesso mi dà un timer di un'altra ora e quindi bisogna vedere che cosa succede nel frattempo. Immagino niente, immagino che tra un'ora ci sarà altro da fare. Adesso sono entrato in modalità prima persona e quindi questa è l'esperienza di una sfilata, un evento nel metaverso, in questo caso di Decentraland.